Quell'area è la terza squadra a sbancare i comunali di Secchiano in questa stagione, dopo Santa Elmetta e Granata. Gli adriatici ottengono 3 punti meritati. Per la squadra di Fabri, invece, è il secondo KO di fila per giunta per 3-0. Tra i gialloblu di casa esordisce l'ex Tropical Coriano Pasolini a centrocampo, annunciato sempre in queste ore per i Nova Feltri all'acquisto della punta Semplini da Kai Lungo. I Bellari offrono di Zaghini al centro della difesa e recupero indelicato non al meglio della condizione. Nova Feltri in maglia nera subito avanti, appoggio di Gori per la corrente Balducci, conclusione da dimenticare. Poco dopo ad emulare il compagno ci pensa l'ex San Marino Amantini, anche in questo caso buona l'intenzione ma non la mira. Da punizione il capitano Rinaldi chiama la presa Mignani. Sul versante opposto il Bellaria timidamente arriva al tiro con indelicato, lo stesso numero 10 serve una manciata di minuti dopo un assist limitante per la corrente Chiusi che davanti a Semplini alza la mira, ma il gol è nell'aria ed ecco che Aragao, ex Salernitana tra l'altro, mette al centro Ceccaroni, volontariamente tocca il pallone con il braccio e l'arbitro ammonisce il difensore assegnando il penalty agli ospiti. Dagli 11 metri indelicato non si fa pregare per l'1-0 Adriatico. Sulla festa bellarese c'è anche il tempo per un'inversione piacevole in campo da parte di un cane che, giocando con la sfera bucata, corre dannatamente ma poi viene accompagnato al di fuori del rettangolo di gioco. In Nuova Feltri, seguendo le indicazioni del cagnolino, si crea l'occasione del pareggio. Su questa punizione di Rinaldi, raccolta con il braccio da Chiusi, l'arbitro decreta il calcio di rigore. Dagli 11 metri il capitano Rinaldi, dimostratosi sempre infallibile, si lascia ipnotizzare da Mignani facendo andare le squadre a riposo sullo 0-1. Nella ripresa, neppure il tempo di sistemare gli scarpini, che una palla pizzicata di testa mette indelicato nelle condizioni di presentarsi davanti a Semplini, con l'estremo di casa che deve arrendersi vedendo infilato nell'angolo a sua sinistra il pallone del 2-0. La reazione del Nuova Feltri arriva dalla bandierina, ma il colpo di testa di Babini è troppo debole per impensierire Mignani. Ma la formazione di Fabri è allo sbando, qui Aragao serve al centro indelicato che sceglie la soluzione di pregevole fattura mettendo clamorosamente sul fondo, ma la tripletta personale è solo rimandata, diagonale a cercare il numero 10 che in volée saluta Semplini e compagni per lo 0-3, applausi a scena aperta e sportivi anche del pubblico di casa. La risposta del Nuova Feltri arriva con questa mischia in area di rigore risolta da Sartini, con il pallone che termina sull'esterno della rete. Dalla bandierina nuovamente Sartini raccoglie la sfera di fuori dell'area di rigore, ma la sua conclusione è centrale. Il finale di marca ospite, indelicato salta tutti, portiere, difensori, perfino le pecore, ma spedisce il pallone sul palo del comunale. La penetrazione di Caporali poco dopo sembrerebbe portare allo 0-4, Semplini ci mette in questo caso una pezza. Lo stesso indelicato in contropiede serve la palla a Caporali che non arriva all'appuntamento per il poker, mentre nel finale lo slalom del capitano Chiusi si perde a lato e per una volta al comunale la corsa verso la tribuna centrale la fanno gli ospiti raccogliendo l'applauso meritato.